rischiamo di non avere persone in cattedra già da settembre, perché avremo circa 74 pensionamenti fra infanzia e primaria, saranno una quindicina su Arezzo che vengono da Firenze, un'altra quindicina che vengono da Perugia. Contro i 74 pensionamenti ovviamente ci sarà ancora più difficoltà il prossimo anno ad avere persone in classe. L'intricata vicenda dei precari della scuola con il solo diploma magistrale rischia di far collassare il sistema. Tutto nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 21 dicembre che esclude dalle graduatorie chi ha appunto il solo diploma magistrale. I supplenti finiranno l'anno in corso, ma dal prossimo torneranno nelle graduatorie d'istituto. Chi è stato assunto con riserva, invece, quando arriverà la sentenza di merito, vedrà il proprio contratto stracciato. È il destino di circa 60.000 persone in Italia, maestri e maestre che hanno dedicato una vita da precario all'insegnamento. La soluzione, secondo i sindacati che si sono ritrovati ad Arezzo, può essere solo di tipo legislativo. Cioè, non è possibile che chi ha ricorso magari un mese prima di altri sia assunto a tempo indeterminato con una sentenza dello stesso organo che poi qualche mese dopo ha detto che si erano sbagliati e che evidentemente il principio da adottare è un altro. Credo che sia necessario al più presto un decreto legge, dovrà esserci l'accordo con i gruppi parlamentari, perché sapete che il decreto legge è un provvedimento provvisorio che, se non viene convertito entro 60 giorni, poi perde di efficacia, quindi ovviamente ci deve essere l'accordo con i gruppi parlamentari in modo che poi questo decreto legge diventi una legge.